Pietro, lei ha definito la situazione di Berlusconi come una crisi nella crisi. Come può cadere questo governo? Il paese ha bisogno non solo che cada questo governo, perché sul piano proprio personale, soggettivo, ci fa vergognare tutto quel che sta succedendo in questi giorni, che viene pubblicato in questi giorni, dimostra che abbiamo al governo un satrapo che pensa soltanto ai suoi godimenti personali e se ne disinteressa totalmente dei bisogni dei cittadini. E quel che abbiamo bisogno in questo paese è costruire un'alternativa. Ecco, noi siamo a Vasto oggi per promuovere l'alternativa dopo aver promosso l'opposizione e dopo aver informato adeguatamente, anche attraverso i referendum, i cittadini di come reagire democraticamente agli abusi di questo governo e di questa sua maggioranza parlamentare asservita, comprata e venduta. A Vasto stiamo preparando le basi di un programma e di una coalizione alternativa di cui l'Italia Valori vuole farsi promotore e di cui speriamo che anche gli altri partiti, soprattutto la società, le persone, i cittadini e gli elettori possano darci una mano, perché tutti dicono che bisogna cambiare le cose, ma se non cambi le facce non cambi le cose, e per cambiare le facce o c'è la presa da Bastiglia con i forconi o c'è le elezioni e la scelta dei cittadini democraticamente. Noi vogliamo percorrere questa seconda via prima che la gente esasperata prenda i forconi. Alternativa fatta anche di alleanze, quali sono i rapporti con il Partito Democratico? Lei ha invitato Bersani, viene, non viene? Noi riteniamo necessario lavorare per un sistema bipolare dove i cittadini devono sapere prima con chi si sta per fare che cosa e non dopo. In questo senso riteniamo che una formazione politica di area riformista che mette insieme sia le libertà ma anche la solidarietà, soprattutto la legalità come punto di riferimento, sia un collante che possa mettere insieme i cittadini in un'era ormai post-ideologica. Al Partito Democratico abbiamo fatto appello affinché faccia parte della partita e io sono convinto che gli elettori del Partito Democratico sicuramente sono d'accordo e saranno d'accordo anche i loro dirigenti. Elezioni regionali in Molise, confermate l'alleanza, l'appoggio a Paolo Di Laura Frattura? L'Italia Valori ritiene che il Molise in piccolo è né più né meno che l'Italia in grande, in mano a un signore che ha deciso di governare in maniera parziale il territorio, cioè facendo due pesi e due misure ai cittadini, e riteniamo invece che il Molise abbia bisogno di uno sviluppo più omogeneo, più a misura di tutti i cittadini e soprattutto con una maggiore trasparenza all'interno della sede regionale, quindi una casa di vetro. Intendiamo costruire una casa di vetro attorno a Paolo Frattura. E proprio per quel rispetto del sistema bipolare, l'Italia dei Valori impegna tutta se stessa, io stesso parteciperò direttamente alle elezioni, per proporre ai cittadini molisani un'alternativa fisica, perché nell'alternanza c'è evidentemente competizione e impegno. Voi assisterete a questa campagna elettorale in Molise da parte dell'Italia dei Valori, in mia personale, non in odio a qualcuno, ma semplicemente come proposta per costruire un Molise più a misura di tutti. Io lo stavo facendo da ministro credo mi si darà atto che ho cercato di fare il possibile in quei pochi mesi che ho potuto svolgere per il mio Molise. Vorrei riprendere questo percorso, farlo con persone qualificate, competenti, giovani che diano segno della discontinuità. Come commenta il passo indietro di Nicola Tascagno? Io rispetto le scelte. In Molise l'appello che faccio è a tutti i cittadini: non fate voi passi indietro, perché il momento elettorale è il momento fondamentale di una democrazia, perché poi se voi fate un passo indietro perché non vi fidate di quel che hanno governato finora o di quel che non volete votare, non scegliendo fate vincere proprio quel che, di cui non vi fidate più. È un momento fondamentale andare a votare. Cambiate le facce, ma andate a votare. Rinunciare e già uscire sconfitti. Ultima domanda, è vero che tra le priorità ci sarà il taglio dei consiglieri regionali? L'Italia Valori ancora ieri
fatto un appello al governo affinché, e al ministro degli interni affinché da subito si possa applicare la legge che è stata fatta di taglio ai consiglieri regionali. Noi lo faremo se e appena andremo al governo regionale, ma è immorale che in questa elezione, nonostante che sia stato disposto il taglio dei consiglieri regionali Molise, si va a votare con gli stessi numeri consiglieri regionali. Come sempre, è un po' come hanno fatto per le province, come hanno fatto per la riduzione del 50% dei numeri parlamentari e così via. Cioè si dice lo dobbiamo fare ma dalla prossima volta. È un po' come dire, vi ricordate quella, voi amici molisani, quella barzelletta dello zingaro che viene a cercare lavoro? Me lo raccontava sempre mio padre. E allora arrivava e diceva vabbè, allora vuoi lavorare? Sì, allora cominci. Ecco adesso, facciamo colazione e poi comincio. Ah ecco sì, va bene. Comincia adesso, ecco, adesso beviamo e poi comincio. Comincia adesso, ecco, adesso facciamo la pennichella e poi comincio. Ma quando cominci? Ecco, allora cominciamo da subito, che è la cosa migliore.